L'Athletic Club Albaro per tornare a fare punti dopo tre sconfitte consecutive. Il Forza e Coraggio cerca di salvare l'onore, nonostante la retrocessione matematica. Al Franco Cimma di La Spezia si gioca la 28ª giornata del campionato di Eccellenza Ligure, sotto la direzione del signor Filippo Gorlero di Imperia, coadiuvato dalle assistenti Gioia Dainese e Greta Repetto, entrambe della sezione di Chiavari. Al sesto minuto la prima occasione della partita è sulla testa di Frolla, fuori misura l'incornata del numero 9. Stesso esito per il destro a giro di Scimone, deviato però da un difensore locale. Al decimo c'è lavoro per la nostra moviola. L'assistente numero 2, Repetto, annulla per fuorigioco la rete di Martino, trovato nell'area di rigore da Ilardo. Il numero 6 ospite effettivamente sembra di poco al di là della linea difensiva spezzina. Ancora in avanti gli uomini di Mariani e si registra il primo intervento di Calzetta a respingere il destro di Gatto nel cuore dell'area di rigore. Poco più tardi ancora Gatto, questa volta di testa, non c'entra lo specchio. Al 25esimo è Pagano che da buona posizione strozza il tiro che si spegne a lato della porta difesa da Calzetta. Il numero 1 dei rossi si allunga alla mezz'ora per impedire la rete di un ispirato Gatto. La risposta delle Forza e Coraggio arriva con Fall che fa tutto bene fuorché la conclusione, pallone che termina fuori alla sinistra di Sivori. La partita si sblocca allo scadere della prima frazione con lo slalom al limite dell'area di Scimone da cui scaturisce un rimpallo. Ne approfitta Gatto che solo davanti a Calzetta trova la rete dell'1-0. Gol numero 9 in campionato per il bomber albarino che nel corso del match troverà anche la doppia cifra. Per Gorlero d'Imperia è tempo di mandare le squadre negli spogliatoi. Nel secondo tempo la musica non cambia, l'Athletic Club Albaro centra subito il gol del 2-0. Sulla fascia sinistra è Lembo che si libera della marcatura avversaria e pesca Pagano libero in area. È un colpo da biliardo, il tocco del numero 10 che vale il raddoppio e la terza marcatura stagionale per il classe 2000, cresciuto nel vivaio della società genovese. Il Forza e Coraggio accorcia le distanze al 58esimo quando Bernuzzi dalla difesa trova il destro di Benassi, Sivori si allunga e respinge, ma il tapin di Capasso è vincente. Il classe 2005, entrato da appena 13 minuti, mette la sua firma sulla partita. Durano pochissimo però le speranze per i padroni di casa di acciuffare il pareggio, perché nemmeno 10 minuti più tardi ancora Gatto, che è abile a risolvere una mischia in area scaturita dalla punizione di Ilardo e dalla conseguente respinta corta di Calzetta. Al 65esimo l'Atletic cala il tris. Partita che regalerà ancora diverse emozioni, a partire dal secondo gol di giornata annullato per fuorigioco. Questa volta l'autore della rete è il subentrato Costa, e questa volta qualche dubbio in più sulla posizione irregolare c'è. Poco male per il classe 2005 ex di PSM, era Pallo Ruentes, che appena 60 secondi dopo si allunga dentro l'area piccola e appoggia in rete il suggerimento di Capitan Di Pietro, trovando così la seconda rete consecutiva dopo l'Eurogol realizzato contro il Golfo Paradiso. L'Atletic a questo punto può dilagare ancora proprio con Costa che dalla destra calcia a lato. Passano un paio di minuti e Calzetta si supera sulla girata di Gatto. A 10 giri di lancette dal termine sfiora il gol di Pietro che spara alto da buona posizione. Poi ancora Calzetta nega a Gatto la gioia della tripletta e respinge la sua conclusione in diagonale. Nei minuti finali Martino va vicino al gol del 5-1 ma non c'entra la porta da buona posizione. Infine spazio anche per l'esordio del portiere dell'Under 19 Albarina, Massone. Fischia tre volte Gorlero, il Forza e Coraggio resiste per 44 minuti, poi si arrende all'Athletic Club Albaro. Al Franco Cimma finisce 4-1 per gli ospiti.